Ciao a tutti ragazzi, io sono Fore e benvenuti con la continuazione di Idol Monsters. Allora, siamo al ristorante e siamo di fronte a Lucy. Come ci siamo lasciati nell'ultimo episodio, che lei possiede un pezzo di carta ed era al ristorante e noi ci siamo. Solo un secondo che metto una carta nel mazzo e possiamo partire. Ok, ecco fatto. Ora parliamoci e vediamo cosa ci dice. Fatti sotto! Certo, ho un pezzo di carta. Vuoi quellare per vincerlo? No! Ehi, dammelo! Sono arrivato prima! Infatti, balliamo. Hai capito, Caitlyn? Ci voleva fregare... Ok, ci voleva fregare tipo il combattimento per ricevere lei la carta. Ma non è questo il giorno, ragazzi. Lei non laverà quella carta. A posto. Brava. Grazie che mi dai la possibilità di attaccare. Sì. Attacchiamo. Ragazzi, io nel mazzo ho messo due sorpresine che se forse riesco a pescarle ve le farò vedere. Questo no, non posso... no. Non fa niente, dai. Il motivo di cui non evochi niente, brava, finalmente. No, Ugarn, no. Accidenti. Allora... che fai tu? Può attaccare le creature stappate. Possiamo evocarla. Ragazzi, allora, ecco il mio piano. Cerchiamo di finire i suoi scudi. Sì, tanto ne abbiamo un altro in mano. Quindi... astuto. Ma non è che ti servirà molto, Ecco ragazzi, mi fa già capire quella P sotto Rusty. Ragazzi, allora abbiamo vinto. Allora, siccome vorrei vedere questo in azione, e anche la morte vi faccio vedere. Ucciso con le sue stesse armi. Ragazzi, la bomba d'urto fa questo effetto. Allora, così. E finiamola con Illion spazzafuoco col lanciafiamme. Lanciafiamme supremo. Gran partita, Rusty. Ecco il pezzo di carta. Ora vedremo cosa farà Caitlyn. Abbiamo ricevuto il pezzo di carta. Ok. Tuo fratello Trey ti vuole parlare. È al parco. Cosa c'è, fratellone? Fratellino. Bene, dobbiamo parlare. Perché, Trey? Ho visto che parlavi con Marcus. Non puoi fidarti di lui. La gente dice che lavora per Windows. Sei solamente geloso perché vede potenziale nel tuo fratellino al continuo a batterti. E poi non mi dai mai buone carte per aiutarmi a vincere. Duel Master non dipende solo dalle carte, Rusty. Dipende da come le usi. E allora perché non le usi per vincere una volta tanto? Colpo basso. E infatti, ragazzi, avevo ragione io. È un fratellone. Ok, Knight vuole vederti solo se sei un duellante avanzato o superiore. È alla discarica. Vabbè, noi andiamo alla discarica e facciamo esperienza là. Ecco l'attacco di Ugarn.
Ok, perfetto. Hai raggiunto il grado avanzato e possiamo presentarci a Knight. Salve, Rusty. Stai procedendo bene? Certo. Ma in questo momento non sei ancora pronto per il torneo e le sfide che ti attendono. Beh, io credo di esserlo. Continui a fare l'arrogante. Un duello. Ah, sì. Arrogante. E il bastardino non l'abbiamo, ma va bene lo stesso. Bastardo. A te ti lascio. Al momento non possiamo fare nulla. Ha evocato quello più forte e ha fatto bene. Ma noi abbiamo questi. Allora. A posto. Attacca adesso. Ragazzi. Vampata solare. Sarava attivata. Poteva attaccare e ci avrebbe distrutto uno scudo, ma va bene lo stesso. Per sicurezza, perché ne ha due di mostri. Ok, possiamo fermare solamente un attacco. Oh, sì, quello mi serve. Tu, che mi stai antipatico. Non ti servirebbe a niente se attivassi, eh. Qui mi sa che ho sbagliato, perché potevo evocare in un solo turno due dinosauri di questo tipo, ma non fa niente. Vieni. Tutti l'ha bloccati. Nessun problema. Ancora uno. Possiamo attaccare allora. Sapete che vi dico? Vabbè, ha entrambi gli stessi mostri. Ha entrambi, come si può dire? Sono entrambi deboli, quindi possiamo attaccarli anche senza nessuna difficoltà. Bravo, tu mi servivi infatti. E ti posso evocare, ok. Ti sacrifico. Scusa, scusa. Buonanotte. Signore e signori, c'è un amico nostro. Si può dire che abbiamo fatto un sacrificio bello e buono. Bravo. Sì, perché è una tattica che posso vincere. Cosa fa? Innesta scudo, pesco le carte, ma a me non mi interessa. Allora, vi faccio vedere la mia tattica. Così, attacco col dinosauro. Attacco con lui. E come attacco finale, attacco con Drago Garcano. Vediamo il suo attacco.
artigli infuocati. Ah, non siamo ancora pronti per il torneo, eh? Eccellente, sei sulla strada giusta. Ora devi scegliere la carta della tua creatura preferita. Padroneggiare questa carta ti darà un vantaggio notevole sugli avversari. Allora, ragazzi, io avevo già messo una carta preferita, come vi avevo detto già. E io ci ho messo Terrore dei Cieli Gatling. Come l'abbiamo avuta? L'abbiamo avuta facendo gli scambi con quel tuba. E ci ho messo come preferito, perché c'era l'unico disponibile, ci ho messo questo. Anche perché è molto forte. E quindi io ci ho pensato molto bene. Allora, costo in mana 7, forza 7000. Questa creatura può attaccare creature stappate ed è molto buona. Ora c'è Drago Astro Comet. Vediamo. Costo 7 e forza 6000. Però può arrivare quando attacca 4000. Questo è pure forte. Vediamo Drago Bolshak. Allora, questa, quando attacca questa creatura guadagna 1000 di forza per ogni carta del fuoco nel tuo cimitero. Ragazzi, questa mi ispira. Quindi ragazzi, prenderemo Drago Bolshak. Bolshak. Con delle grandi carte diventerò un duellante master in poco tempo. Le carte, persino quelle preferite, non fanno il giocatore. La tua vera abilità viene da dentro. Trey. Come ci ho detto per l'appunto, Trey. Allora, vabbè, ve lo faccio vedere in diretta. Allora, togliamo lui. Togli. E aggiungi come preferita. A posto. Earl vuole sfidarti, è qui. Cosa? No, vabbè, è di natura, non puoi entrare qui. Non sei invitato in questa zona. Ehi, clan del fuoco, sono del clan della natura, mi sto dicendo di uccidere. Non c'è qualche coraggioso che vuole duellare con me? Duellerò io. Rusty? Oh, ragazzi, ciò vuol dire che dovrò andarci piano con lui. Che cosa? Oh, nulla, non importa, duelliamo. Ti spagno, eh? Ok. Brutte coincidenze, il bastardino non ci sta arrivando, ma non fa niente. Lo troveremo in un'occasione molto buona. A te ti cancello, vai. Tanto neanche tu puoi evocare qualcuno. Infatti, evoca un mostro che può attaccare. Difensori al momento no. Ma forse è il momento di farlo. Cosa possiamo evocare? Lui. Immediatamente lo faccio. Allora, perché l'ho fatto? Vedete, potevi tenerlo tutte e due. Ma, vabbè, tu evochi specialmente, bastardo. Vabbè, almeno muori. L'ho fatto perché, sacrificando un pesce che ha 4000 ed evocando una rana che ha 5000, è il mostro che attaccante poteva aumentare di... Poteva aumentare di 4000. E come regola il pesce... Vabbè, tu attacca, no? Attacca. Dicevo, il pesce ha 4000. E il volatile aveva anche 4000, quindi si distruggevano entrambi. E non serviva a niente tenerlo. Perché veniva distrutto lo stesso, ma... Dopo ti evoco. T'attivo, pardon. Aspetta... Vai. Ok, hai due scudi. E noi abbiamo tre mostri che possono attaccare. Quindi diciamo che hai perso, Earl. È inutile che evochi, basta. Hai perso lo stesso.
No. Perché? Aspetta. Distrugge una creatura del tuo avversario con... zitto. Con forza pari o inferiore a 2000. Non posso neanche cancellarla, ma non fa niente. Vai. Vai con la lanciafiamme. In faccia. Che c'è? Ti ho troppo abbronzato? Impressionante. Che carte potente che hai. Certo, me l'ha detto il tuo amico Marcus. Così, sparisce. Nel parco c'è una tizia di nome Donay che possiede un pezzo di carta. Andiamo subito a prendere. Al parco. Aspetta. Suggerimento. Ricorda che puoi avere al massimo 4 carte di un tipo nel tuo mazzo. Donay. Rusty, stai cercando questo pezzo di carta? Sì, ne ho davvero bisogno. Caitlin si è messa a urlare quando non ho voluto darglielo, ma non capisco quale sia l'affare. Facciamo così, un duello con uno scudo extra per me. Se vinci ugualmente, il pezzo di carta è tuo. D'accordo. Bravissimo. Mi hai letto nel pensiero. Bravissimo. Bravissima. Allora. Attenti cancelli. Comunque ragazzi, pensavo. Vabbè, io attacco lo stesso. Praticamente. C'aveva tipo dato quella. No, eh? Lo sapevo. Fai tornare in mano la creatura del tuo avversario, eccetera, eccetera. E noi lo rievocheremo. Praticamente. Perfetto. No, ok, niente, possibile. Praticamente. Sto dicendo un sacco di. Praticamente, ma non fa niente. Allora. Oh, finalmente. Puoi avere 4 tipi di mostri. Nel senso tipo tributi. Massimo 4, non 5. Aia. Ma non c'è nessun problema. Perfetto. Li faccio così. Vieni. Ah, peccato. Non fa niente. No, no, perché devi attaccare sempre tu? Vabbè, quello viene, certamente, no? Te la prendi sempre con i più piccoli. No, questo mi distrugge il mio mostro. Dai, vieni. Bravissimo. Prenditela con uno della tua taglia. Ottimo. Non finirai mai di stupirmi. Ci mancherebbe se non venivi. Ok. Dopo ti evoco. Anche se... non ce n'è bisogno. Anzi sì, ce n'è bisogno. Ma non fa niente. L'ultimo turno ti è rimasto. Prego. Scegli con cautela. Brutta scelta. Ok.
che cosa ho pescato. Non possiamo evocarlo, se non fa niente. Allora, bomba d'urto. Dammi il pezzo di carta, dai. Gran duello, ecco il pezzo di carta. Marcus vuole che tu vada al negozio di carte. Andiamoci subito. Ciao Marcus, cosa c'è, eh? Hai altri pezzi di carta da darci? Rusty, ho bisogno di tutti i tuoi pezzi di carta. Cosa? Non preoccuparti, in cambio ti darò delle buone carte. Non posso, il monaco ha detto che... Dimentica quello che ha detto il monaco. Con queste carte sarai il migliore, ed è quello che conta. Questi pezzi di carta non valgono nulla. Poi fai parte di una squadra, e quindi devi aiutarci. Non so se io... Le grandi carte fanno il giocatore. Accetta lo scambio. Aspetta, no. Le carte non fanno il giocatore. È importante come le uso. Non ho bisogno delle tue carte. E se anche fosse, non rinuncerei alla mia missione. Dammi quei pezzi di carta. Marcus, me ne vado. Te ne pentirai, Rusty. Ripudiandomi come amico, dovrai affrontarmi come nemico. Va bene, tanto sei e rimarrai un pezzente. Trey deve parlarti, è al centro commerciale. Andiamo subito. Che schifoso, ci voleva proprio ingannare. Trey, un secondo, pardon. Ragazzi, ci voleva proprio ingannare, Marcus. Ecco perché era tutto così gentile. Ci diceva sempre, tieni questa, prendi questa. Ma aspettavo una cosa del genere, eh? Ok, Trey, dici tutto. Trey. Ehi, fratellino, che succede? Mi dispiace per quello che ho detto prima. Marcus mi ha giocato proprio come hai detto che avrebbe fatto. L'hai affrontato e hai fatto la cosa giusta, ed è quello che più conta. Già, vero. Hai fatto bene. Ora combattiamo. Combattiamo? Ok, fratellone, vediamo un po' cosa sai fare. Tu. Perfetto. Ah, pensavo che attivasse miele mi fa addormentare il mio mostro e con erba me l'attaccasse. Pensavo. Dove vai? Che bastardo. Ci sai fare, eh? Altro che se ci sai fare. Muori. Credo che non è un altro. Me l'aspettavo. Eccolo infatti. Sì.
le prime due carte del tuo mazzo diventano mana. Ultimo scudo. Lancia fiamme. Che volo. Scusa. Non l'ho fatto apposta. Wow, hai raggiunto il grado professionista. Ben fatto, Rusty. Hai delle belle carte, ma è la tua abilità che mi ha impressionato. Anche il monaco l'ha detto, se non sbaglio. Cioè, non l'ha detto, ma ce l'ha fatto capire. Credo che tu sia pronto. Caitlin ha i pezzi di manetta, ma dovrai affrontarla per ottenerla. Non è un duello che puoi permetterti di perdere. Allora non perderò. La puoi trovare al ristorante. Andiamo subito. Va bene ragazzi, io la parte la termino qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, scrivete un commento e iscrivetevi al canale. Qui da Forem è tutto. Ciao a tutti ragazzi.